Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Amen. Davanti a questo volto di Gesù, austero, tenero, affettuoso, misericordioso, che abbraccia tutto l'universo e il mondo umano, dentro la misericordia del Padre, davanti a questo volto, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Signore, pietà, Christe Christe eleison, Cristo, pietà, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Signore, pietà di noi, del mondo intero. Il tuo volto, Signore, io cerco, noi cerchiamo. Mostraci il tuo volto e noi saremo salvi. Mostraci il tuo volto e noi saremo salvi. Mostraci il tuo volto, Signore Gesù, e noi saremo salvi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, inviato nel mondo dal Padre per salvare e redimere questa umanità, tu hai mostrato il tuo volto luminoso e trasfigurato ai tre discepoli, Giacomo, Giovanni e Simon Pietro, sul monte Tabor. Continua anche oggi a mostrare il tuo volto luminoso e misericordioso a tutti coloro che con cuore sincero ti cercano e ti desiderano, perché tu sei la pace, la salvezza e la pienezza della vita, e vivi e regni nei secoli dei secoli. Per l'intercessione della Madre tua dolcissima, la Vergine Maria, scenda su questo capolavoro di artigianato
uscito dalle mani di Ernesto, scenda la benedizione di Dio onnipotente nell'amore. Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E in conclusione, il grande e contemplativo inno composto da San Tommaso d'Aquino per il Corpus Domini, il corpo e sangue di Gesù, Ave Verum. Ave Verum, Corpus Natum, De Maria Virgine, Vere Passum, Immolatum, In Cruce Promine, Cuius Latus Perforat, Fluxit aqua et sanguine, est nobis pregustatum, mortis in examine. Oh, Jesu, dulcis, oh, Jesu, pie, oh, Jesu, Filii Mariae. Amen. Amen. Amen.